Umorismo criminale, episodio numero 76. 70 qualcosa. 70 6, qualcosa? 6, 76. 76, bravo me. Esatto, ed oggi parliamo di Pedro Rodriguez, figlio della mignotta, il Dexter brasiliano. Ma è brasiliano? Mi dispiace. Oh. Probabilmente c'ha il cazzo. Ma è un uomo e c'ha il cazzo uguale. Appunto. I brasiliani comunque sono tutti matti. Sono tutti transessuali. Specialmente quando se avevo la sigaretta in bocca, ecco perché. Esatto. No, vabbè, diciamo che a me mi sta sul cazzo la lingua brasiliana. Il portoghese? Brasiliano. Anche perché il portoghese, non so se l'hai mai sentito parlare, sembra rumeno. Napoletano. Rumeno-napoletano. Au. Tutti au. Esatto, au. Esatto, au. Parlano in corsivo praticamente. Sì, e poi... abbiamo scoperto che il portoghese è il corsivo. E poi mentre parlano fanno la capoeira. Siamo tutti la ginga. Maginga. La ginga. Maginga Geta. No vabbè, io basta. Va bene ragazzi, allora grazie di continuare ad ascoltarci e ci vediamo nella prossima puntata. No, sono 10 minuti che stiamo a parlare del nulla. Dai, insomma. Allora, Pedro, brasiliano, assassino, ha ispirato Dexter. Eh sì, vabbè, hai detto tutto. C'è altro da dire. Sarà altro da dire. Allora, Pedro Rodriguez, figlio della mignotta, è nato in una fattoria brasiliana situata a Santa Rita dos Bugai nel 1958. Non mi chiede di ripetere quello che ho appena detto, l'ho sbiascicato apposta. Ma perché figlio della mignotta? Perché si dice filo. Ah, Pedro Rodriguez, figlio. Filo. Ah, filo. Filo della mignotta. Ok. Della mignotta era il soprannome, per gli amici lo chiamavano della mignotta. Sai perché si dice figlio della mignotta? Perché praticamente... viene da madre ignota. Allora non è figlio della mignotta, è mignotta. Sì, è figlio di madre ignota. Sì. Però è l'etimologia del termine mignotta. Qual è l'etimologia del termine mignotta? Di madre ignota. È quello che ho detto io. Non figlio della mignotta, no, è la parola mignotta. Mignotta è madre ignota. Madre ignota. Madre mia. Allora, i suoi genitori si chiamavano Pedro Rodriguez e Manuela. Questo era il padre. E la madre si chiamava... La coppia aveva due figli, Pedro e una sorella. Il padre si è scisso e ha creato il figlio. Eh sì, perché i brasiliani si riproducono per meiosi. Che poi te la ricordi la differenza fra mitosi e meiosi? Io no. E nemmeno me ne rega un cazzo, no, sinceramente. Infatti, andiamo avanti. Non è un podcast che da oggi sulla biologia. Non è ci vuole una scienza questa, del posto. Questa era proprio la notizia clou della giornata. Esatto, che cambiamo argomento e parliamo di biologia. Ok. Allora, praticamente la biologia studia la biologia. No, parlate del personaggio. La biologia. Sono 10 minuti e abbiamo detto abbiamo detto il nome e che era brasiliano e che ha ispirato Dexter. Esatto. Allora, diciamo che si è capito da subito che avrebbe avuto una vita di merda. Perché di solito che cosa succede? Qual è il percorso nella vita di una persona? Prima nasce e poi gli succedono le cose di merda. Sì, diciamo la vita più o meno è quella. Ecco, però non succede sempre questo. Anche quando sono belle le cose in realtà nascondono un lato oscuro. Sì, non mi fare il taoista. No, è che oggi è il 4 maggio, quindi volevo citare May the Force. Non gliene frega un cazzo a nessuno, e per nessuno intendo me. Be with you. Ok, non riuscivo a dirlo. Be with. With. Allora, lui è nato con una ferita al cranio, risultato delle percosse subite dalla madre mentre era incinta da parte del padre. Aia. Quindi lui ha avuto una vita di merda ancora prima di nascere. Porello. E quindi non poteva finire diversamente, fondamentalmente. E ovviamente questo era solo autistico o autista, che quello, come tutti i vaccini sanno. Come cazzo parlo? Non lo so. Va bene, comunque, ovviamente quello non è stato l'unico episodio di violenza che il padre ha benignamente voluto regalare magnanimamente alla sua famiglia, ma era un violento di merda che picchiava in continuazione. Comunque, figlio della mignotta sostiene di aver avuto il suo primo impulso ad uccidere all'età di 13 anni, quando, durante una discussione con un cugino o, secondo altre fonti, con la sorella più grande, lui lo spinse in una macina da canna da zucchero. Lui chi? Il cugino? Spinse il figlio, soggetto, okay. Spinse il cugino, complemento oggetto, nel complemento di azione. Luogo.
credo. Non lo so. Ok, da oggi in poi faremo anche analisi logica. Ma dove vi capitano dislessia e grafia? E grafia. Grafene. Oddio, smettila. Non so perché mi è venuto. No, lo so perché mi è venuto in mente il Bankminster Fullerene. Che cazzo è? È una configurazione degli atomi di carbonio in una molecola fatta a forma di palla. Che c'è sempre il solito esagono, tipo quello del grafene. Però stiamo parlando di tutto tranne che di quello di cui dovremmo parlare. Biologia, però... chimica, DSA. Etimologia. Wow. Ah, bello. Lo sai l'etimologia del termine etimologia? No, lo so, non lo voglio sapere. Comunque, io non è vero, lo voglio sapere, dimmelo. Non lo so. Possiamo andare avanti? Che, guarda, io penso che in questo minuto qui esatto abbiamo perso 28 ascoltatori su 12. Secondo me no. Siamo in debito di ascoltatori. Okay. Cioè, la prossima puntata dobbiamo fornire ascoltatori noi. Dobbiamo subito parlare di tutto e poi ciao e andare via. Allora, comunque, il ragazzo non è morto, però per poco, perché è riuscito a scampare a questa macina da canna da zucchero. E, lui da piccolo ha trovato lavoro per un certo periodo in una piccola macelleria di pollame e non è andato mai a scuola. Questo per chiudere un po' la sua infanzia e preadolescenza. Arriviamo all'età di 14 anni quando ha ucciso per la prima volta. Quindi precoce, no? Voglio dire. La vittima è stata il sindaco della sua città natale, secondo alcune fonti il vice sindaco. E sulla sua infanzia ci stanno un po' di cose discordanti, però cerchiamo di tirare le fila comuni. Lui che ha fatto? Ha portato il fucile di suo padre in municipio e ha sparato al sindaco. Dopodiché ha sparato anche a un'altra persona, perché che cosa era successo? Il sindaco aveva licenziato il padre, che faceva la guardia di sicurezza in una scuola, perché un'altra persona, un collega del padre, l'aveva accusato di aver rubato del cibo nella mensa. E quindi il sindaco l'ha licenziato. Quindi lui ha sparato al sindaco e alla persona che ha accusato il padre, perché li considerava, cioè che lui considerava il padre innocente e loro l'avevano accusato ingiustamente. Quindi lo stesso padre che picchiava la madre incinta. Esatto, esatto. E quindi li ha freddati tutte e due. Non so perché c'è della coerenza in tutto questo. Sì, anche della cocaina. Anche della cocaina. Sicuramente. Sicuramente, della buonissima cocaina. Comunque, dicevo, secondo alcune fonti, in realtà la causa non era il licenziamento per l'accusa di furto, ma era un tentato omicidio per cui il sindaco avrebbe cercato di uccidere il padre. E lui per vendetta ha ucciso il sindaco, okay. Che avrebbe avuto ancora più senso, però onestamente non ho trovato conferma di quale delle due versioni. Dopodiché che è successo? Ovviamente era un 14enne stupido, quindi non è che ha trovato il modo per fare le cose in tranquillità e poter vivere bene, ma da quel momento in poi ha vissuto a latitante, ha dovuto scappare perché era ricercato. E si è trasferito a Moci do Cortes, a San Paolo. E lì ha iniziato a compiere diversi furti, ha continuato a uccidere degli spacciatori e lui stesso è diventato spacciatore e quindi si è suicidato. No. Che storia triste. E corta poi, soprattutto. Soprattutto inutile. E si è suicidato, no, non si è suicidato. Però in questo periodo, si è messo a fare lo spacciatore per un noto leader locale e ha conosciuto quella che secondo alcuni sarebbe diventata poi la sua futura moglie, non è certo che si siano sposati, Maria Aparecida Olimpia. Bello Aparecida. Aparecida. Lo devi dire caliente però, Aparecida. Con la quale ha convissuto per un certo periodo, l'ha messa ingravidata, l'ha imbarazzata. Messa ingravidata. L'ha imbarazzata, l'ha impregnata. Le traduzioni spagnole e inglesi di donna incinta fanno un sacco ridere. Imbarazzata. Imbarazzata. Che si sa che le donne spagnole quando stanno incinta le voglie spagnole sono imbarazzate. Sono imbarazzate, assolutamente. Non escono di casa, infatti non esistono. Sei timidi. Sì, esatto. Che ridono. Va bene. Comunque, lui parallelamente continuava ad uccidere i suoi colleghi. E così un bel giorno, per ripicca, gli hanno ammazzato la moglie o la compagna mentre era al settimo mese di gravidanza. E questo un po' l'ha innervosicchiato, diciamo. Avrebbe preferito che non fosse successa questa cosa. Se proprio poteva scegliere, però insomma. Quindi è andato in giro a cercare vendetta per la morte della compagna. E che fai per cercare vendetta? Inizia a ammazzare a destra e manca e torturare le persone che ti si parano davanti per cercare il nome dell'assassino. Oppure comincia ad urlare: vendetta? Vendetta, dove sei? Vendetta?
Oppure cacca pipì, cacca pipì, in mezzo alla strada. Cioè la mia era inutile e non faceva ridere, ma almeno aveva un senso. Ma la tua è sei stupido. Esatto. Comunque, però diciamo, presente i bambini che si distraggono subito, tipo Homer Simpson, uno scoiattolo, tipo me, cosa del genere, esatto. Lui ha cambiato subito obiettivo quando il padre ha deciso di uccidere la madre a macetate. Il machete è uno strumento che piace molto ai brasiliani o comunque al Sud America in generale. Beh, sai, la è il simbolo del paese. Se ce l'hanno sulla bandiera. È il simbolo do país. Paisao. Macetao. Di quanto vorrei che in questa storia a un certo punto entrasse Pelé. Peledro. Comunque, ovviamente il padre, dopo aver ucciso la moglie, è finito in carcere. E lui è andato a far visita in carcere perché gli voleva tanto bene. E per dimostrargli il suo affetto, l'ha pugnalato 22 volte. Con affetto? Affettato. E poi all'improvviso entra Pelé che fa palleggia con la palla. No. Pelé è morto, Mario. Sì, ma in che anno è ambientata questa? E lui era nel 50 e qualcosa. Quindi siamo negli a inizio anni 70 fino agli anni 60. Quindi insomma, amore, libero, fango. Quella roba là. Amore, libero, fango. Gli hippie di merda. Ok. E la cosa simpatica è che poi a un certo punto lui gli ha letteralmente strappato il cuore dal petto e gli ha dato un morso e poi ha sputato il mozzico di cuore sul corpo del padre e l'ha lasciato là. Per citare un pezzo, l'ho appena masticato, l'ho giunto un mozzettino, gli ho tagliato un pezzo di cuore, l'ho masticato e gliel'ho gettato sul corpo. Perché? Suppongo per sfregio o per sentire che sapore ha un cuore umano ancora caldo. Poi mi incuriosisce. Forse lo farò un giorno. Io vado via. E grazie di tutto. Va bene. Arriviamo al 24 maggio del 1973, quando è stato finalmente arrestato. E qui finisce la storia. Non ammazza più. Ok. Non è vero. È in carcere che lui ha ammazzato il maggior numero di persone. È arrivato ad ucciderne ben 47, mi sembra. Mi sono perso la cosa, forse lo dico più avanti. Vabbè. Ha iniziato da subito. Cioè, proprio lo stavano portando sul pulmino della polizia in carcere. C'era uno stupratore che stava dietro con lui. E quando hanno parcheggiato l'auto, hanno trovato lo stupratore morto, che lui l'aveva ammazzato nel frattempo. Quindi è partito da subito così. Poi, per dire, in un periodo non precisato, la sorella è stata ammazzata per cause sconosciute da una persona sconosciuta. La sorella sconosciuta, non si sa un cazzo questa storia. Così lui ha ucciso e decapitato con un coltello un prigioniero che da lui era accusato di aver ucciso la sorella. Ok. L'ha ucciso e l'ha decapitato. Ha decapitato un altro prigioniero. Ha decapitato quel prigioniero l'ha accusato di aver ucciso la sorella. Un'altra volta è stato accerchiato da 5 prigionieri che lo volevano linciare e lui li ha ammazzati tutti quanti. Minchia. E un'altra volta ha ucciso il suo compagno di cella perché russava troppo. Tu dirai, ma non era il giustiziere della cosa? Sì, però partiamo dal presupposto che stavano già in carcere, quindi comunque erano... me lo immagino lui, capito, mentre cerca di dormire con questo che gli russa vicino, vorrebbe ucciderlo, cerca un motivo e poi fa... Ma è in carcere! Banzai! Esatto. Un'altra volta ne ha ucciso uno perché non gli piaceva la sua faccia, cito il virgolettato. In tutto, ecco, sì, ha collezionato ben 47 vittime soltanto in carcere. E quasi tutte le vittime erano persone che avevano comunque provato ad assalirlo, oppure erano semplici prigionieri che si trovavano là in giro senza motivi troppo. Nel posto sbagliato al momento sbagliato. Esatto, diciamo che il carcere è per antonomasia il posto sbagliato. Va bene. Prima di andare avanti, io farei una bella interruzione qui. Tagliamo l'episodio e ci vediamo fra 2 settimane per la prossima puntata, quindi per sapere come va a finire. Che ne pensi? Vabbè, ma tu la finisci adesso, però non ci vediamo veramente. No, tu adesso stai fermo qui. Mi aspetti per 2 settimane con l'audio acceso. Alla prossima! Arrivederci!